Buongiorno e buon mercoledì a tutti quanti. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Vogliamo anche oggi dedicare questa giornata all'insegna dell'amore di Dio e di Gesù. Gloria a te, Signore, alleluia. Tutti. Dio ci ha benedetti. Tutti. Ascoltiamo. Ciò che Lui vuole da noi. Perché il premio è una corona. Amen. Ieri sera ho fatto un video in diretta. Guardatelo. Vi rivedrete. Alleluia. Il Signore mi ha messo a cuore la prossima diretta di parlare su Giobbe. Non perdetela. La diretta. È imminente. Solo se tutto opera al bene di ogni cosa. Preparatevi.
leggere il libro nella Bibbia su Giobbe. Sarete preparati. Gloria a Dio. Bene, adesso che il messaggio è pubblicato, vogliamo lodare il Signore con una piccola preghiera, perché il tempo stringe, non ho molto tempo. Se vi è possibile, chiudete gli occhi e pregate insieme a me. Sicuramente il Signore vi benedirà anche a voi. Questo è ciò che sento nel mio cuore, che tutto il mondo in questi giorni sarà benedetto. Grazie papà di questa sensazione che tu mi hai donato questa notte. Alleluia. Padre Santo, Dio d'amore. Sì papà. Vogliamo essere alla tua presenza, Signore, ogni attimo della nostra vita, non soltanto quando preghiamo, non soltanto quando ci mettiamo a disposizione di essere alla tua presenza, ma in ogni istante della nostra vita, Signore, come tu in questo momento sei qui, davanti a noi. Ieri mentre leggevo la diretta, alcune persone, Padre, si sono commosse, hanno scritto che hanno avuto la pelle d'oca, come se hanno avvertito la tua presenza è tangibile, Signore, la tua presenza, quando qualcuno viene toccato nel cuore. E stamattina, Signore, non soltanto nel cuore tocca le persone, ma anche nell'animo. Grazie. Grazie papà. Purifica l'anima di ogni persona che ti sta cercando. Alleluia. Gloria a te, papà. Santo, santo, santo sei, Signore. Tu sei l'Alfa, tu sei l'Omega, Signore. E stamattina, in questa settimana speciale, Signore, perché speciale non lo so, ma so soltanto che tu mai onorato il cuore e l'anima di dedicare questa settimana particolare a te, a lode e gloria. E io l'ho nominata Settimana Santa. Per me e per tutti quelli che la faranno, Settimana Santa, per il loro cuore, per la loro anima, per tutto il suo essere, che possa essere cambiato, rinnovato, rigenerato, cuore, anima, pelle, ossa, nervi, dalle dita dei piedi fino alla testa, piccoli e grandi,
ammalati, handicappati, disabili. Tutti quanti oggi avvertiranno in questa settimana quella purificazione dell'acqua. Si ascolteranno e si indirizzeranno il cuore verso di te, verso quella Gerusalemme celeste che tuo figliolo ha preparato e sta preparando da 2017 anni. Oggi, in questa settimana, avranno del benessere. A ognuno la sua percentualità di guarigione, a ognuno il suo sentimento, a ognuno il suo benessere, che metteranno in mostra verso Dio quell'amore. Tanto amore, tanta benedizione mostreranno verso di te, Padre, tanta guarigione avranno. L'uno per tanto. Perciò, miei cari nella grazia, andiamo a Papà con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta noi stessi, e più ci inoltriamo a Lui quest'oggi. Dio promette guarigione, assistenza, felicità, benessere a tutti quanti. Si accosteranno in questa settimana santa a Lui. Non perdiamo questa occasione. Non perdiamo questa occasione di rinnovarci dalla testa fino ai piedi, animo e corpo. E Spirito Santo. Grazie Papà. Ancora una benedizione per le nostre famiglie, Padre. Benedici ancora mia moglie, i miei figli, mia nuora, mio genero, mia nipote, i miei consuoceri, sia quelle che sono qui in Germania che in Italia. Benedici ancora i miei amici, i miei fratelli, sorelle, e anche i miei nemici, se ne abbia ancora qualcuno che possa essere benedetto o benedetta, chiunque essa sia. Qualunque cosa sia successo tra me e loro, io l'ho già perdonate. E se sia stato io colpevole a sbagliare tra di loro, chiedo con tutto il cuore di perdonarmi, perché il Padre Celeste ha perdonato me e io chiedo perdono e do perdono a tutti. Alleluia. Grazie Padre per questo sentimento di purificazione che mi hai messo stamattina. Ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria a Dio, alleluia. Santo sei Signore. Alleluia. Gloria a te, Padre. Alleluia. Il messaggio che ho mandato stamattina è questo qua. Lo potete leggere benissimo. Questi sono i video che ho lanciato e le foto. Bene, detto questo, vi abbraccio con tutto il cuore, come faccio sempre, stretti, uno con l'altro, uno dopo l'altro, non vi preoccupate, il tempo per l'eternità è grande, è tantissimo, e ci abbracceremo tutti uno con l'altro, è un grande bacio, doppio. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù, amen. Pace del Signore, fratello Angelo, piccone.